Dal Vangelo di Giovanni. Fra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bezzaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Ed io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Sorelle e fratelli carissimi, quest'oggi, quinta domenica di Quaresima, al centro del brano del Vangelo, Gesù utilizza una piccolissima parabola, paragonando se stesso al chicco di frumento che cade in terra e deve morire per poter portare molto frutto. Perciò abbiamo scelto di ambientare la buona novella in un campo di grano. Ma questa buona novella la stiamo registrando in un giorno particolare, la prima giornata nazionale per le vittime del Covid. E questa coincidenza è provvidenziale, perché riflettere sulle vittime del Covid ci fa pensare proprio al sacrificio che ognuna di loro ha dovuto sopportare, al sacrificio in modo particolare dei tanti volontari, degli infermieri, dei medici, dei sacerdoti, di coloro che in prima linea hanno donato la loro vita per la vita degli altri. Sono morti per poter far vivere le altre persone, proprio come Gesù dice nel Vangelo. Infatti Gesù ci dice che se noi ci chiudiamo nell'egoismo, la nostra vita è senza frutto, è inutile. Se invece noi ci apriamo al servizio e all'amore, la nostra vita fiorisce e con la nostra vita fiorisce la vita degli altri. Ma il Vangelo si apre con i greci che sono a Gerusalemme per la Pasqua e che vogliono vedere Gesù. Non possono farlo da soli perché loro sono stranieri e Gesù è nel Tempio. Perciò si rivolgono agli apostoli, prima a Filippo che a sua volta chiama Andrea, due apostoli con il nome greco, quindi forse due apostoli che conoscevano la lingua greca e fanno da mediazione perché i greci possano vedere e incontrare Gesù. Il verbo che l'evangelista usa non è un vedere superficiale, non è un vedere dettato dalla curiosità, come quello di Erode che quando Pilato gli mandò Gesù durante la passione era curioso di vedere Gesù compiere dei miracoli, ma Gesù ovviamente non lo accontentò. Il vedere di questi greci, la volontà di questi greci di vedere Gesù è simile a quella dei magi che fecero un lungo cammino seguendo la stella per andare ad adorare Gesù bambino. È simile a quella dei primi discepoli che seguendo Gesù si sentirono dire da lui:
venite e vedrete. È simile al desiderio di Zaccheo che sale sul sicomoro per poter vedere Gesù che passa. Noi oggi siamo i greci e allora dobbiamo porci una domanda fondamentale. Abbiamo noi il desiderio di vedere Gesù? Oppure la nostra mente e il nostro cuore sono occupate dal desiderio di vedere tante altre cose? Sono concentrate su iPad, su telefonini, su smartphone, su schermi di ogni genere, su tutto eccetto che sul desiderio di vedere Gesù? È una domanda alla quale necessariamente, care sorelle e cari fratelli, dobbiamo dare una risposta. Noi siamo nella società dell'immagine, siamo nella società del vedere. Abbiamo bisogno di immagini. Pensiamo al successo di Instagram, pensiamo al successo dei video e delle foto che quotidianamente postiamo. Sono milioni ogni giorno. E l'immagine quindi è fondamentale per la nostra esperienza. Ma chi, che cosa vogliamo vedere? Siamo pronti a sacrificarci per vedere il sole sorgere all'alba sul mare. Siamo pronti a fare fatica per salire sul monte e vedere un panorama mozzafiato. Siamo pronti ad andare in uno stadio al mattino per vedere cantare alla sera il nostro cantante preferito. Siamo pronti a fare una notte di viaggio, un giorno di viaggio per andare a vedere la nostra squadra del cuore. Cosa siamo pronti a sacrificare per poter vedere Gesù, per coltivare questo desiderio, per poterlo incontrare? A chi pensiamo di rivolgerci perché faccia da mediazione fra noi e Gesù? Naturalmente dobbiamo scegliere chi Gesù lo ha visto, chi Gesù lo ha conosciuto, chi Gesù lo ha incontrato, chi di Gesù ha fatto esperienza. Oggi per noi nel Vangelo questa persona è Giovanni, lui che nella sua prima lettera dice quello che i nostri occhi hanno visto, quello che le nostre orecchie hanno udito, quello che le nostre mani hanno toccato, cioè il Verbo della vita, noi lo presentiamo a voi. Noi ve lo offriamo perché anche voi possiate vedere, sentire, toccare. Ma in modo più generale, oggi c'è la comunità. Se vogliamo conoscere Gesù, se lo vogliamo incontrare, dobbiamo passare per la comunità, come i greci di allora passarono per Filippo e per Andrea. È bellissima questa dimensione comunitaria. Ci richiama all'importanza della nostra appartenenza alla nostra comunità parrocchiale, alla nostra chiesa locale. Sentiamoci protagonisti di queste comunità. E facciamo quanto possibile a ciascuno di noi perché una volta ricevuto il dono di Gesù, una volta conosciutolo nella sua identità più profonda, quella di una vita donata per amore, noi possiamo a nostra volta testimoniarlo agli altri. Gesù non cerca miracoli stupefacenti, non offre ai greci miracoli stupefacenti, offre loro il più ordinario dei segni. Un chicco di grano che cade in terra, muore e porta molto frutto. Chissà quante volte coloro che lo stavano ascoltando avevano visto seminare o avevano seminato a loro volta il grano. Chissà quante volte avevano raccolto i frutti. Ecco allora l'insegnamento. Se vogliamo che la nostra vita sia una vita fiorita, se vogliamo che la nostra vita sia una vita feconda, dobbiamo servire ed amare. Non possiamo vivere in modo egoistico. Dobbiamo permettere alla grazia del Signore di rompere la scorza del nostro cuore, che è fatta di chiusure e di egoismi, per poterci aprire a Lui e agli altri. Infatti, anche il cuore, come gli occhi, ha la sua importanza. Il profeta Geremia, nella prima lettura, ci richiama a una realtà bellissima. Il Signore ha scritto nel nostro cuore la nuova ed eterna alleanza. Quell'antica era scritta sulle tavole di pietra. Quella nuova, quella in Gesù, è scritta nel più profondo del nostro cuore. Guardiamoci dentro.
Guardiamolo il nostro cuore senza timore di trovarci anche peccati e fragilità. Il Signore li perdona, li cancella e, trovando Gesù dentro di noi, annunciamolo a tutti, facciamolo conoscere a tutti.